Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti. E mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 8, capitolo 7, 17 luglio 1907. Figlia mia, il vero segno per conoscere se l'anima vive nella mia volontà è che in tutto ciò che le succede, in qualunque cosa, si svolge la pace. Perché la mia volontà è tanto perfetta e santa che non può produrre neppure l'ombra della turbazione. Onde, se nei contrasti, mortificazioni, amarezze, l'anima si sente turbata, non può dire che vi sta dentro della mia volontà. Al più, se si sente rassegnata e insieme turbata, può dire che vi sta all'ombra della mia volontà. Perché essendo fuori, è padrona di sentire se stesso, se stessa, ma non se vi sta dentro. Capitolo 8, 19 luglio 1907. Avendo parlato con una persona sulla volontà di Dio, mi era sfuggito che stando nella volontà di Dio e sentendosi in aridità si troverebbe anche in pace. Ora, trovandomi nel solito mio stato, il benedetto Gesù mi ha corretto dicendomi: Figlia mia, badaci bene quando parli della mia volontà. Perché
perché la mia volontà è tanto felice che forma la nostra stessa beatitudine. La volontà umana è tanto infelice che se potesse entrare nella nostra distruggerebbe la nostra felicità e ci farebbe guerra. Perciò nella mia volontà non entrano né aridità, né tentazioni, né difetti, né inquietudini, né freddezze, perché la mia volontà è luce e contiene tutti i gusti possibili. La volontà umana non è altro che una gocciolina di tenebre, tutta piena di disgusti, quindi se l'anima è già dentro il mio volere, prima di entrare al contatto del mio volere, la luce ha sciolto la gocciolina delle tenebre per poterle avere in sé. Il calore ha sciolto il gelo e le aridità, i gusti divini hanno tolto i disgusti, la mia felicità l'ha sciolto da tutte le infelicità. Capitolo decimo, 22 agosto 1907. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il mio adorabile Gesù, mi ha detto: figlia mia, per poter avere libera l'entrata alla grazia nell'anima, l'anima deve stare nel mondo come se non ci stesse altro che Dio e l'anima, perché qualunque altro pensiero o cosa si frammettono in mezzo tra l'anima e la grazia, impedisce alla grazia di entrare nell'anima e all'anima di ricevere la grazia. Un altro giorno mi disse: figlia mia, la causa che più mi rinnova la passione è la mancanza dei propositi. O anche tra loro gli uomini non sono tanto vili da non mantenere ciò che si promettono tra loro. Solo per me giungono a tale viltà e sconoscenza, ad onta che sappiano che ci soffro molto, perché ad un'ora promettono e ad un'altra disdicono ciò che promettono. Straordinari punti di meditazione di questa mattina, e andiamo immediatamente ad approfondirli. Questi sono quasi tutti relativi al mondo della divina volontà, c'è solo una indicazione ascetica, che è appunto quella che ha concluso l'ultimo capitoletto che abbiamo letto, quella sulla fermezza nei propositi. Ne parliamo un istante, ecco, perché dopo passiamo al cielo sulla terra. I propositi sono importantissimi nella vita interiore, vanno fatti sempre, perché sono quelli che ci consentono di procedere di bene in meglio, si spera, non soltanto dal male al bene. Un proposito non è un voto, quindi non è una promessa in senso stretto, e mancare a un proposito formalmente da un punto di vista morale costituisce un'imperfezione, ecco, quando questo venga fatto proprio non per grossolana negligenza, forse qui Gesù fa riferimento proprio a questo, cioè nel senso che proprio come se non l'avessi fatto, ecco, lì insomma si va un po' più oltre che della semplice imperfezione. E senza questo non c'è un reale progresso dentro di noi, perché il proposito è ciò che la nostra volontà fermamente decide di porsi come obiettivo prossimo. Può essere, ecco, fare attenzione ad un aspetto, togliersi un difetto, curare meglio una virtù e tantissime altre cose, no? Ecco, generalmente le meditazioni devono sempre terminare con qualche fermo proposito, ecco, da poi osservare, ovviamente. Quindi non pensare, insomma, non possiamo trattare Dio, dice Gesù, alla stregua minore di come ci trattiamo gli uni gli altri, insomma, no? Se una persona è proprio completamente infedele alla parola data, non ha proprio diritto di cittadinanza nel consesso sociale, ecco, quindi non possiamo trattare Dio da meno. Ecco, adesso andiamo con ordine, perché qui Gesù dà un segno
Abbiamo tante volte durante queste meditazioni parliamo delle spie e gli indizi di quanto noi viviamo già nella divina volontà. Attenzione, non semplicemente facciamo la divina volontà, qui ci sono dei passaggi che fanno molto ben comprendere l'abisso di differenza che passa. Gesù qui dà il segno dei segni, il vero segno, nel capitolo 7, appunto del 17 luglio, per conoscere se l'anima è nella mia volontà, qual è? Che in qualunque cosa si svolga la pace e che non sia prodotta nemmeno l'ombra della turbazione. Questa è una cosa che per comprenderla sia in un senso che in un altro, bisogna semplicemente vedere come stiamo e come viviamo. La prova, certamente, del 9 si ha quando avvengono, dice Gesù, contrasti, mortificazioni, amarezze. C'è una regola: se ti senti turbato, non stai dentro la divina volontà. Qui Gesù usa il termine tecnico. Perché spiega, solo se stai fuori della divina volontà tu sei padrone di te stesso e quindi le tue passioni sono vive. Ma se tu vi stai dentro, il turbamento non ci può stare perché in Dio turbamento non c'è. Quindi nel nostro cammino finalizzato a fonderci con la divina volontà, a stare dentro questo mondo, non semplicemente a farlo, a cercare di fare quello che Dio vuole, stando rassegnati, come Gesù spiega, no? Quindi accettando, vabbè, mi è venuta questa mortificazione, sto nero, sto turbato, sto tutto disturbato interiormente, però vabbè, facciamo finta di riconoscere che questa è la divina volontà, che già sarebbe tanto, insomma, no? Perché qui ci sono vari gradi, no? Contrasti, mortificazioni, amarezze. La stragrande maggioranza della gente le fugge, non ci pensa neanche lontanamente, che dietro qualunque contrasto, mortificazione, amarezze c'è un atto della divina volontà e c'è senza nessun dubbio. Poi c'è il secondo stadio che dice chi si magari c'è un inizio di ribellione, dice fermi. Forse è volontà di Dio. Poi c'è chi magari si rassegna un po' di più e dice, vabbè, è volontà di Dio, quindi magari non fosse successo, però ce lo teniamo perché è volontà di Dio. Ecco, ma poi c'è chi, se uno sta dentro la divina volontà, se lo prende, quindi soffre, non è che non soffre per una mortificazione o per un'amarezza o per un contrasto, ma rimane nella quiete imperturbabile perché è più che strasuper convinto, adesso non mi trovo i verbi, che la divina volontà gli sta facendo vivere quella cosa e io la vivo da dentro. Questa è la differenza. Se la vivo da dentro non posso rimanere turbato. Impossibile. Quindi noi dobbiamo tenere, cioè, questo aspetto della pace e dell'assenza di turbamento deve essere una bussola direttrice di tutto quello che si muove dentro di noi e fuori di noi. Dove questo non c'è, Dio non c'è. Questo è tassativo e categorico. D'accordo? Vedo una cosa che mi turba, sento, leggo una cosa che mi spegni. D'accordo? Spegni. Spegni. Sto per fare una cosa, sto per dire una parola e avverto dentro di me un principio di turbazione, fermo. Cioè, nella divina volontà la coscienza si raffina parecchio, capito? Hai fatto quella cosa e ti senti leggermente turbato, hai fatto una piccola uscita dalla divina volontà, rientra il più presto possibile e non farlo più in futuro, mai. Questo è proprio un punto capitale. Il secondo capitolo poi è proprio un exploit perché Gesù rincara la dose. Allora, attenzione al contesto, eh. Luisa dice,
Stavo parlando con una persona sulla volontà di Dio, mi era sfuggito che, attenzione al termine, stando nella volontà di Dio e sentendoti e sentendosi in aridità si troverebbe anche in pace. Attenzione a quello che dice, perché Gesù la corregge. Perché se tu stai nella volontà di Dio non ti puoi sentire in aridità, cioè non è che tu stai arido e dici, vabbè, è un momento che sto arido e lo sopporto con la pace. Quello che poi Gesù spiega è che se tu stai nella divina volontà non puoi essere nell'aridità. Io questa è una cosa di cui personalmente sono convintissimo. Un conto, ripeto, è farla la divina volontà, un conto è essere cominciati ad entrare in questo mondo senza ancora starci appieno. Ma una persona che sta nella divina volontà, nella vita non ci può stare mai. Cioè, l'amore verso Gesù è vivo, la preghiera è attiva, è bella, cioè, è così, ma perché? Lo spiega Gesù. Dice, sta attenta, badaci bene quando parli della mia volontà, sta attenta, perché la mia volontà è tanto felice che forma la nostra stessa beatitudine, la divina volontà è la felicità della vita di Dio. Quindi come fa a stare dentro un ambiente intrinsecamente felice, qualche cosa di brutto, come è l'aridità? Non ci può stare. Per contro, spiega Gesù, la volontà umana è tanto infelice. Bello questo esempio che fa, che se Dio non voglia potesse entrare nella nostra, distruggerebbe la nostra felicità. Quindi dovunque tu senti una di queste cose che adesso spiega, è tutta volontà umana. Non devi dire, ah, sto nella divina volontà, quindi rimaniamo nella pace e non ci turbiamo perché altrimenti perdo il contatto. No, l'hai già perso il contatto. Nella mia volontà non entrano né aridità, né tentazioni, né difetti, né inquietudini, né freddezze. Quindi l'aridità nella divina volontà non c'entra. La tentazione, il diavolo fugge lontano, non lo può neanche sentire nominare la divina volontà. Se uno legge Maria da Greta, non sapeva queste cose qui, che ha scritto La vita della Madonna, ma lo scrive nella sua mistica città di Dio. Quando il diavolo si avvicinava alla Madonna, sentiva una forza che non ci riusciva ad andare troppo vicino a tentarla, perché si sentiva respinto da una forza devastante, per lui schiacciante. D'accordo? Un difetto in senso stretto, ma quando? Cioè, a causa della nostra strutturale debolezza, è chiaro che si possono susseguire una montagna, ma come dire, le cose si riducono tutto al semideliberato o all'involontario, se uno sta nella divina volontà. E questo è materia sufficiente per fare delle buone confessioni anche quotidiane, se uno volesse, d'accordo, come San Francesco. Però già i santi, se uno si legge le confessioni di Santa Gemma Galgani, che le facevano e fatte bene, quindi se ci si tolga dalla testa che la divina volontà tocca o intacca minimamente la vita ordinaria e sacramentale della Chiesa, quindi questo bisogna subito immediatamente toglierlo dalla testa. Se uno legge i racconti del confessore di Santa Gemma, che dopo la morte dice si confessava quasi tutto, soltanto imperfezioni e quasi tutte involontarie. Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani, no, se non ricordo male, è morta nel 1903 o nel 1904. Adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma è quello il periodo. Quindi non sa, non, cioè, in contemporanea venivano queste cose, ma certamente non le conosceva. E il suo confessore può dire questo. Quindi immaginiamo chi entra in questo mondo perfettamente tutto quanto divino, no? Le aridità non le puoi sentire. L'inquietudine, abbiamo visto, questo è uno sviluppo di quello che Gesù ha già introdotto il 17 di luglio, non la puoi sentire. La freddezza, ma il fuoco della divina volontà, cioè i vortici dell'amore trinitario, sono incandescenti, sono, d'accordo? Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore, per questo voleva essere nella Chiesa l'amore, anche lei contemporanea di Luisa, no? Sarebbe interessante fare uno studio, insomma, di andare a vedere, insomma, tutte queste situazioni, perché anche questa espressione
Un cuore bruciato dall'amore è un'espressione forte. La divina volontà è fuoco che arde. Per cui una persona fredda che vive dentro la divina volontà non è possibile. Se sei freddo non ci stai. Quindi o non ci stai perfettamente, no? E Gesù spiega: la mia volontà è luce e contiene tutti i gusti possibili e immaginabili. Cioè chi ci vive veramente fa l'anticamera del paradiso. Certamente l'anticamera, perché voi immaginiamo che sarà in paradiso, ma è un'anticamera, cioè l'Eden era un'anticamera del paradiso, cioè non è il paradiso, se no è inutile che ci andiamo. Però, insomma, con queste situazioni, immaginiamo una vita dove non ci si sente mai aridi, non si avverte quel fiato maledetto del diavolo di quando ci viene veramente a tentare e ti senti tutto turbato, mosso, che stai per cadere, insomma, e che devi fare la fatica di Sisifo, insomma, a volte per resistere, no? Pensiamo anche agli eroismi, insomma, dei grandi santi quando il Signore permetteva che fossero fortemente tentati, no? Pensiamo, ripeto, la soluzione dei difetti, queste non sono cose, capite? Cioè, tante volte l'ho detto nelle meditazioni, ci sono due modi per combattere il difetto: prenderlo di petto e opporre, questo è stato da sempre insegnato, e comunque bisogna farlo fino a quando non si entra bene in questo mondo, ecco, opporsi al difetto, quindi fare il proposito che Gesù raccomanda, dico bene, mi arrabbio sempre, adesso tengo la lingua a posto e cerco di morsicarmela, d'accordo? Questa è cosa lodevole davanti a Dio, questo è un atto di volontà umana sostenuta dalla grazia. Sappiamo quanta fatica ci costa, sappiamo che fatta questa cosa, due volte ci riusciamo e quattro volte no. Qual è la differenza tra questo e vivere nella divina volontà? Che se tu senti nella divina volontà, tu i morsi dell'ira, cioè il fatto che perdi il lume della ragione in certi momenti che ti mandano in bestia, ti fanno imbestialire, non lo avverti con la stessa, come, la prima cosa è che non lo avverti con la stessa violenza di prima. Poi questa cosa va in crescendo. La violenza è sempre di meno, di meno, fino a quando diventa quasi niente. Perché? Perché crescendo e lavorando, perché questa non è una cosa che viene automaticamente, si è entrato sempre più dentro la divina volontà. Nella divina volontà non c'è spazio per passioni o difetti grossolani, non c'è. Quindi non prendo più di petto il difetto, d'accordo? Ma vado alla radice. Smonto, distruggo, ovviamente con la potenza della divina volontà, ciò che alimenta il difetto, che è la passione. Questo se non si è, prima di sapere queste cose, cioè nessuno poteva arrivarci. Ecco perché, cioè, veramente questo libro di chi se lo poteva andare a immaginare? Nessuno, cioè, dice, ma che devo fare? Se io mi arrabbio ogni 5 minuti, il massimo che posso fare è cercare di starci attento, morsicarmi la lingua, combattere. San Francesco di Sales, 21 anni di guerra contro l'ira. Sant'Ignazio di Loyola, 40 anni dice di aver combattuto contro il suo temperamento collerico. Poveracci questi qua, hanno certamente il Signore li aveva fortemente ricompensati, insomma, no? Chi c'è il temperamento collerico capisce bene queste cose, no? È una croce. E qui ci sta un'altra modalità di combattimento molto più efficace, d'accordo? È che ti consente di risolvere il problema, che tu diventi un agnellino pure sei una iena. E qui Gesù riprende ancora: la volontà umana non è altro che una gocciolina di tenebre, tutta piena di disgusti. E che cosa succede? Se l'anima è già dentro il mio volere, spiega Gesù, se è già dentro, che succede alla gocciolina di tenebre? Che il contatto col mio volere lascia sciolte le tenebre, perché la volontà divina è luce, anzitutto. Poi, sei freddo? Sei arido? Il calore della divina volontà ha sciolto il gelo e l'aridità. Sei disgustato, tentato, infelice? I gusti divini hanno tolto i disgusti. La mia felicità l'ha sciolto da tutte le infelicità. Questo è. Questo chiaramente lo comprende, lo conosce e comincia a farne esperienza. Cioè, io scherzando chiamo il libro di cielo il libro delle favole, d'accordo? Il Signore sicuramente
non c'è niente da perdonarmi, insomma, perché la santità consiste nello stare allegri. Io non sono santo, però stando allegro ci provo, insomma, a muovere qualche passo, no? Questo è il libro delle favole, questo qui. Il libro delle favole. Perché ti promette veramente una vita felice qui, e non è una promessa che è una chimera, le promesse del marinaio, no? Come le promesse dei politici che promettono, 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 ecco, e poi chissà, ecco, questa è una realtà. Attenzione, altro punto, l'ultimo, e poi concludiamo, sperando che poi molto prosegua dentro la nostra anima questa meditazione. Prima di parlare del proposito, ecco, Gesù riprende un punto fondamentalissimo. A mio avviso, uno del, vabbè, queste sono tutte cose importantissime, ma questo uno prima se lo mette in testa è meglio. Per poter avere libera entrata la grazia nell'anima, e qui Gesù ancora rifà un passetto indietro, quindi parla dell'entrata della grazia, d'accordo? La grazia santificante che corrobora la nostra anima, rafforza la nostra volontà per tendere alla santità. Quindi anche per questo, non parliamo di altro, l'anima deve stare al mondo come se non ci stesse altro che Dio e l'anima. Questo è proprio un altro punto di capitalissima importanza. H24. Cioè, agire sempre sotto i suoi occhi, stare alla sua presenza, fare le cose solo per lui, imparare a dialogarci all'interno, imparare immediatamente, dice, se avverti un minimissimo turbamento nell'anima, che sta succedendo? Non la faccio questa cosa. Però per avere questa costante attenzione ci vuole una profonda interiorità e ci vuole questa percezione, questo esercizio. D'accordo? Si può fare con Dio, si può fare con la Santissima Trinità, fallo col Padre, se uno se con Dio Padre, se con lo Spirito Santo, con Gesù, con la Madonna, ad libitum, d'accordo? Non importa, d'accordo? Non importa. Cioè, ognuno poi ha, per esempio, c'è la Santa Elisabetta della Trinità, che è la devotissima della Santissima Trinità, d'accordo? Delle tre persone divine. Vabbè, non c'è. Non dobbiamo troppo preoccuparci di questo, no? Perché tanto, sia che nomini la Santissima Trinità, sia che nomini Gesù Cristo, sia che nomini la Madonna, dovunque ti muovi, la Divina Volontà è presente alla perfezione, d'accordo? Quindi non bisogna stare troppo a preoccuparsi di questo, fermo restando il dovere di essere molto ben formati da un punto di vista di fede, quindi capire che differenza c'è tra la Santissima Trinità, tra Gesù Cristo che è il Verbo incarnato e tra la Madonna che è una pura creatura piena di grazia. Quindi questo per carità. Ecco, detto e vissuto questo, però poi si può lasciare libera, come dire, libero sfogo all'inclinazione del nostro cuore, no? Che, come dire, circa l'oggetto immediato, diretto, profondo della propria attenzione, della propria devozione, no? Ma il concetto è questo. Se c'è qualcosa che si mette in mezzo, è la fine. La grazia non passa, dice Gesù, non circola. Impedisce alla grazia di entrare nell'anima, fa un impermeabile, un muro, e all'anima di ricevere la grazia. Ecco perché questo tutti i maestri di spirito da sempre, non ci voleva Luisa Piccarreta, hanno sempre predicato, insegnato per tutti, non soltanto per tutti, il distacco interiore dalle cose, dagli idoli, dagli affetti che impediscono questa operazione di grazia. Perché il nostro cuore, diceva Sant'Agostino, è stato fatto per lui, per Dio. E non trova pace fino a quando non riposa in lui. E solo in lui entrano tutti gli altri nella misura in cui lui vuole, nella misura in cui gli è gradito, eccetera, eccetera. Anche fortemente, insomma, una persona che è sposata, che ha il marito e la moglie, ha una profondissima vita intima e affettiva, per carità, ci mancherebbe, con il marito, con la moglie o con i figli, ma sempre ordinata. Ecco,
Contempliamo davvero questi grossi squarci di cielo, e lasciando che ci entrino dentro, che ci lavorino dentro, che ci interroghino dentro e che ci aiutino anche a crescere nella conoscenza, nell'amore e nella verifica anche di com'è oggi la nostra situazione interiore. Oggi a Santa Vergine Maria abbiamo di nuovo toccato delle vette non indifferenti, grosse, ecco, in ciò che di fatto è stata la tua vita. Tu sei espertissima in queste cose. Tu sai come, per esempio, la felicità promessa da Gesù addirittura è compresente anche negli stati di più profondissimo dolore che tu ben conosci avendoli vissuti, perché così è. Bene, ti chiediamo di prenderci per mano e di poter continuare con sempre maggiore speditezza il nostro cammino, ecco, di progressivo ingresso in questo mondo divino. Guidati dalle parole di Gesù sapremo facilmente, insomma, fare il test della situazione, e che tu aiutaci a farci sempre più attenti alle risonanze interiori che ci aiutano a comprendere bene come ci stiamo muovendo e verso dove stiamo andando. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.